Ok, siamo in diretta. Cosa sta E c'è facendo? Matteo che fa le faccine. Allora, Oh. ragazzi miei, cominciamo un attimo. Questa qui è la prima sessione dopo il preludio di Vampiri Masquerade a Detroit, ambientato nel 2016, dopo che le profezie stronze di Sabbath e Camarilla si sono rivelate una puttanata. Avevo ragione io, non è successo niente. Che bella, quel momento in cui fogli una tua setta sulla fine del mondo e poi non funziona. È una merda. La questione della Te fine ne del devi mondo, inventare il fatto un'altra? è quello: quando hanno detto ma sarà per il 2000, i sabbatici pensavano che era abbastanza in là, poi il 2000 è arrivato. E quella è la merda. È che quando si è avvicinato, avevano detto no, 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 abbiamo sbagliato i conti, era il 2200. Continuiamo a sbagliare i conti finché non arriva. Esatto, e continueremo a sbagliare, cioè gli Aztechi, i Maya stanno ancora lì che aggiornano il calendario, per esempio. Quel fottuto calendario. Esatto, tant'è che infatti poi l'hanno posticipato al 2020 dove arriverà il cyberpunk a far finire il mondo, a quanto pare. Allora, dicevamo, ah sì, facciamo anche, dobbiamo salutare gente, giusto presentare, chi è che mi avevi detto Giulia? No, dobbiamo dire che questa puntata e anche le altre si trovano anche su GDR Unplugged, il podcast dove oltre le nostre giocate trovate anche quelle di altri nostri amici su, non lo Ci trovate so, tipo Urban Shadow, Cani della Vigna, Dungeon sia anche World, giochi fighi, anche Duncora. anche Duncora. Ok, Anche Duncora, anche D&D 3.5. lasciamo perdere D&D 3.5, è stato un momento di debolezza. No, dai, è stato carino. Però ci sono gli spadoni fiammeggianti. Vabbè, No, ci sono i goal. c'erano i goal su D&D C'era un 3.5, goal. però era puccioso. Ok. Me l'ho scordato di D&D 3.5, scusate. Allora, scusa, Ghoul, non volevo coinvolgerti. Allora, chiudiamo le porte perché non ho voglia di sentire i vicini che urlano, sbraitano e No, danno di matto. ci sono fuori dei bambini che urlano perché sì. Vabbè, c'erano sopra quell'altro buzzurri che Bambini, aveva televisore bambini, al bambini. volume al massimo. Ok, detto questo, abbiamo finalmente il nostro comincio, la nostra prima giocata effettiva, vera e propria. Tireremo dei dadi. Ho Non credo. messo i dadi. Cioè, cercherò di non farvi tirare dadi. Voglio tirare dei Io dadi. odio quando la gente tira dadi a vampiri perché vuol dire che in quel momento non decido io. È una cosa che disprezzo tantissimo. Esatto. Io intanto faccio un tiro per vedere se i dadi funzionano. Vai, fai un tiro, facci ridere. È andata bene. Ok. Ah, siccome ci potrebbero seguire da casa dei bambini, Babbo cerchiamo di Natale rifugiarci. Come? non esiste. Sì? Dio Stessa cosa per la Bifana? è morto? Sì. La fatina dei denti è sempre vostra madre che vi toglie il dentino e ve lo mette lì sotto. E siete usciti da una vagina, non da una cicogna. Comunque è una cosa brutale quella di tua madre che ti toglie i denti e te li mette sotto il cuscino. Ti togli i denti, è sotto il cuscino. Non siete usciti da una cicogna, ha detto cose veramente Sì, orribili. usciti da una vagina, non da una cicogna. Mi sembra importante. Quando avrò un figlio, glielo dirò così. Tesoro, c'era tipo un sipario che si è aperto. Sei arrivato tu sul palcoscenico del mondo. E così se ne andrà in giro a dire che è uscito da un sipario. E farà canzoni come quelle di Max Pezzali. Che bello. Allora, come funziona ora il gioco vero e proprio? Prima di tutto, avete difetti stronzate o altre cose che si tirano inizio sessione? Tipo il difetto incubi o roba del genere? Io no. Verificate, per favore. Mi sembra proprio Aspetta. di Io no. tra la scorsa giocata e questa ho messo le specializzazioni e tutto quello che mancava sulla scheda. Oh cazzo, le specializzazioni le ho scordate. Matteo, tu le hai messe? Corri! Cioè, no, non cincischi le Va meta! bene, devo mettere tre.
Tutto quello che hai a 4 o a 5, se ti serve una mano dimmelo, Persuasione, ma intelligenza. preferirei che non ti servisse perché io intanto do un'occhiata se la tua alienazione mentale richiede un qualche tiro. Tu sei un demente, nella fattispecie un paranoico. Demente. Ha demenza e demente. O Nella demenziale. fattispecie un paranoico. Ok, che ha tutte le sue cose perché ha paura che quelli del sindacato e quelli che comandano a Detroit cerchino di manipolarlo. Quindi, ricordati Bella lì. che tutte le tue interazioni sociali sono aumentate di uno perché sei un paranoico. Sì. Le difficoltà IT. Tutte le difficoltà sono aumentate di uno. Sì. Ok, il più piccolo comportamento sospetto è sufficiente per provocare un tiro di frenesia con difficoltà in relazione al grado di comportamento, cioè la scelgo io. Questo è un comportamento sospetto, sì. Ok, ma per sua fortuna si è messo un punteggio di self-control gigantesco. Cos'è? Acqua. Vuoi l'acqua? Ok, buono. L'hai messo, Matteo? Allora, sto cercando di caricare il manuale base. Oh, si è caricato adesso, vado via. In che cosa le hai? Sei intelligente, persuasivo Ah, ce l'ho su intelligenza, e persuasione autorità. e autorità. Piacciono gli autoritari. Vedi? Che pagina erano quelle foto di specializzazioni? Perché ovviamente lui. Sono sotto le abilità, li sto andando a prendere per venirti incontro. Allora, praticamente su ognuno degli attributi, ognuna delle abilità del manuale c'è indicato alcuni esempi di specializzazioni. Però te le puoi anche inventare, cioè una volta che hai visto quelle. Ti ricordo che servono soltanto a ritirare 10. Sì. Autorità. Ci siamo qua. Attitudini, atletica, autorità. Allora. Persona un esempio per gli altri, riesce a indurli a fare ciò che vuole. Non tanto il fatto di manipolare i desideri, ma di presentarsi come quel tipo di persona che gli altri vogliono seguire. Ok, è più spesso accoppiata con il carisma che con la persuasione. Ok, ma tanto ce li hai entrambi altini. Specializzazioni, oratoria, personalità irresistibile, cordialità, lealtà, nobiltà, esercito, comandare. Direi decisamente cordialità, no. Allora, Ma in compenso c'hai comandare, che è interessante. sì. Lealtà sto cazzo. Nobiltà, sto cazzo, esercito, sto cazzo, cordialità, sto cazzo. Beh, però c'è una bella personalità. Però secondo me è nitidamente comandare. Sì. Ok, non è emerso tantissimo il tuo preludio, sei più un cane sciolto, però avremmo dovuto farlo emergere, Sì, a ma pensarci ora. no. Forse solo oratoria ci sta un pochino, però mi sa che comandare è più. Perché Effettivamente in realtà. hai istigato tutti quelli lì a incazzarsi l'uno con l'altro durante la tua scena del preludio. Cioè, ha chiacchierato tanto in quel momento. Sì, infatti. Secondo me oratoria. Ok. Stavo a mettere pure io. Oratoria, ok. Bravo, Allora. bravo E Matteo. questa è una. E poi ce l'hai in carisma e in intelligenza. Bravo. No, in persuasione, non in carisma. Allora, no, anche su intelligenza ce l'ho, eh. Sì, allora, in persuasione, che è l'abilità di un personaggio nell'esprimere se stesso con lo scopo di indurre la gente a condividere la propria opinione e a secondare i propri capricci. Ok. Mentre il carisma, cioè fondamentalmente la persuasione è per quando chiacchieri, il carisma è per la tua bellezza, per la tua personalità. Ok. Specializzazione, persuasivo. Accidenti quanto sono convincente, che non ho mai capito. Ma fatto per scala accendino sta cosa. Seduzione, ottime argomentazioni. Secondo Aspetta. me è un persuasivo, eh. Certo, ottime argomentazioni anche non è male. Si nota che non avevano troppe idee per. Accidenti quanto sono convincente, per me è un tocco di classe. Accidenti, sono Ma tra convincente. virgolette poi. Cioè? Accidenti. Accidenti, ragazzi. Acciderbolina. Allora, vediamo un po'. Persuasione, me li leggo un attimo qua.
perché proprio accendi quando sono convincente. Cioè, non è che me l'ho inventato, eh. No, lo so, lo so. Persuasivo. Andiamo. Ok. Poi qual è intelligenza? Ora intelligenza, che è quanto sei affilato come coltello. Non è astuzia, saggezza e buon senso, No. ma è la capacità di ragionare, risolvere problemi e valutare situazioni. Comprende anche il pensiero critico e la flessibilità mentale. Ok. Allora, vediamo un po'. Ce l'hai a 4, quindi non sei solo acuto, sei anche incredibilmente brillante. Un potenziale QI di 140, dice qua. Specializzazioni, Qui. conoscenza dei libri, creatività, analisi, risolvere problemi, autorità in materia. Risolvere Risolvere problemi, indubbiamente. problemi. Che c'avevi problemi del genere, c'è un tizio che gestisce il traffico di droga, lo uccido. Esatto, è Ci è così che voluto si. intelligenza 4 per arrivarci, ma grazie a Dio anche coscienza 1 ha fatto la sua porca parte. Mamma mia, Che bella vita, l'umanità è È bello quasi. essere intelligenti quando sei un vampiro, le tue vittime non lo sanno. Ok, te che specializzazioni hai preso invece, Tyler? Fammi vedere la scheda che non me la ricordo. Allora, io Mi sa un ho minimino qui sotto. forza, ho messo pugni come incudini, costituzione incassatore, me la sono inventata, perché quelle che c'erano lì mi facevano. Ribrezzo, ok, basta, vai No, avanti. non ci sono il personaggio anche. Carisma 4, parlate eloquente. Sì. Sei anche un buon parlatore. Sono un ottimo venditore io. Di cosa? Di tutto, di armi, di quello che è. Cioè, cavoli, se non sai chiacchierare qua non sopravvivi. O anche Ottimo, ascendente, cioè, non voglio dire. mi piace. Matteo, io mi sono reso conto di una cosa. Tu gestisci una banda che spaccia, giusto? Sì, un cazzo, era quello che avevamo detto. E mi sono accorto che non c'hai un cazzo, cioè, non è né gregge né seguaci, no, fondamentalmente è gente che dà retta, gente che ti dà retta, gente che ti dà retta. Come funzionano di solito queste organizzazioni? Sì, diciamo che non hai un cazzo di controllo su di loro. Non ho un controllo sulla naturale, Hai abbassato di un tantinello la qualità. Stai diventando un po' metallico, non so perché. Mi dicevo, dicevi? Vai. che stavo a dire? Ok, Stavo sì, dicendo, c'è. in questo modo non hai un cazzo di controllo su di loro, cioè non è veramente la tua banda, No, non non è ho veramente il tuo coso, tu sei un il massimo uno che ci prende profitto. controllo della maniera naturale delle cose, cioè, sulla naturale delle cose, cioè, il controllo è la maniera che te lavori per quello, che lavora per me, e se quello sotto sgara, gli andiamo a fare mafio così gli altri impara, quel tipo di controllo Matteo, esci dall'hangout e rientra. lì. Ancora mi sentire male? È una merda, sì. Esci È una madonna. dall'hangout che ti rinvito, vai. È sufficiente che chiudi Google e lo riapri, almeno ieri è stato così. Vai. Scusate tanto per il contrattempo. Ok. Invitato. Ah. Giulia. Sì, Ti piacciono le specializzazioni? non mi dispiace. Sono sempre belle. Ancora? Ok, ora va bene. Ok. Aveva scherzato Ugo, ogni tanto lo fa. Ok, cominciamo. Ah, voglio mettere i dati. Dunque, siccome è una notte come tante, in mezzo alle tante notti, non avete tutti i vostri punti sangue. Ok. Ok?
Fondamentalmente, da manuale dice un D10. Ma siccome siete entrambi due vampiri con un buon territorio e tutto il resto, mi sembra abbastanza assurdo che ne abbiate così pochi. Quindi tirate un dado da 10, dimezzate il risultato e aggiungetecene 4. Ok. Vai, Allora, Matteo. uno. Perfetto, Matteo comincia con la bellezza di 4 punti sangue. Che bello. 4,5. Sì, e mezzo lo spendi per alzarti stanotte. Che bello. Giulia, Allora, rollati. un di 10. Sì? 10! Diviso 2, 5 più 4, 9 punti sangue. Dannazione. Ok, quindi per qualcuno andare a fare la pappa sarà un dettaglio abbastanza rilevante. Ragazzi, vi chiedo una cortesia, io dovrò tenere sotto controllo uno strafottio di roba, ok? Quindi non posso guardare roba tipo la vostra natura al momento. Io la conosco, è quella che, di un personaggio che avevo prima. Ok, quindi tipo la vostra natura, se date retta, se recuperate punti, forze e volontà in seguito a quella, eccetera, eccetera, fatemi la cortesia, controllatelo, tenetelo sotto controllo voi, ok? Ok, va bene. Buono. Roba di quel tipo, nel senso devo controllare un po' di altre pagine di scartoffie, io, quindi faccio. Guarda che bello, adesso che ho abbassato la qualità mi si vede tutto quanto il ciaffo. No, ma probabilmente ti sei rialzata la qualità. Fichissimo, No, no, ce l'ho di nuovo abbassata a 3. e si vede Forse Google ti odiava. bene. Sì, secondo me lo odiava e basta. Ah, una nuova sfavillante notte a Detroit. E mi piace particolarmente a me la roba estiva. Ok? Quindi mi piace che ci siano temporali acquazzoni, un'afa terrificante e roba di questo tipo, ma tanto a voi dell'afa non ve ne frega assolutamente niente perché siete morti. Esatto. Ora, mi interessa particolarmente sapere dove va a caccia un paranoico. Dove va a caccia un paranoico? Allora, Esatto. vediamo. Questa è una domanda Dove? interessante. Allora, tenendo presente che la vostra coterie è in una zona abbastanza valida perché siete fondamentalmente tra i pochi vampiri che ci hanno fatto ritagliarsi una buona fetta di territorio, a parte il sindacato e poche altre bande di disgraziati. Io sono gregge, quindi vuol dire che siamo. Dove vai di bello a mangiare? Ma credo che al massimo faccio o mangio qualche barbone per strada o entro dentro, più probabile, entro dentro le case di qualcuno e cerco di vedere mentre dormono. Allora, se entri dentro le case di qualcuno e cerchi berli mentre dormono, vuol dire che stai andando a caccia che è già notte fonda, non ci siamo alzati da poco. Eh sì, o se no, cioè probabilmente Puoi non anche faccio rimandare, nel aprire la senso, hai stalla fame, eccetera, di eccetera, ma non è un problemone. Eh? Puoi anche rimandare, hai fame, eccetera, eccetera, ma non è ancora un problemone. Cazzo, ne hai ancora 4. No, siamo pochi. Al diavolo mi butto in un locale. Tanto qua siamo appena alzati, è estate, quindi vuol dire che sono le. Orario decente, in America la gente fa serata alle 11. Allora, cioè, ci stanno un sacco di cose, tipo di leggende metropolitane sull'America, tipo città locali che non chiudono mai, eccetera, eccetera. Poi, tipo, c'ho gli amici che ci sono stati, mi hanno detto, il cazzo, alle 9:30 stanno tutti a casa come i vecchi. Sì, sabato sera a mezzanotte, ragazzi, fatto seratone. Sì, capito. Ora, siccome questa cosa non me ne frega un cazzo, e la nostra Detroit è una Detroit fantasy, e non ha un cazzo a che spartire con quella Noi la reale, trattiamo come se fosse Iesi.
Cioè la gente esce fino a No, quando gli non pare. così brutale, magari. Dai. Città a caso, Sì. cioè non è. Sì, ma è caso. allora, cioè, Jesi mi pare cattiva per Detroit. Tornando a noi, la questione è la seguente, invece. Roma. Mi piace l'idea che ti sei andato a infilare in un qualche locale, ok? Quindi mi immagino un localaccio oppure siete nel vostro territorio e quindi è roba legale? No, no, nel mio territorio. Nel vostro territorio, quindi potrebbe essere molto probabilmente un pub, oppure potrebbe essere, se è andato un pochino più avanti come orario, tipo un locale notturno messo abbastanza bene, che potrebbe essere tipo discoteca o roba del genere. Sì. Oh. Probabilmente nella via dove c'è anche il mio locale. Tranquillamente una discoteca, anche dove è facile trovare gente che sta fuori un attimo per fumare, per bere o cose del genere. Mi piace, mi piace, mi piace. Quindi sei lì che siamo qui che ci aggiriamo per queste vie notturne. È da qualche parte, non esattamente verso il centro, perché quella magari è più territorio del sindacato, ma comunque in una zona in cui non c'è la gente strascinata per le strade, ok? Che nella nostra Detroit, per come l'abbiamo messa giù, molto probabilmente uscendo di poco da questa zona trovi la gente strascinata in giro. Che bello. E, I cambi d'ambiente stile World of Warcraft, come scusami? no? I cambi d'ambiente alla World of Warcraft o alla Minecraft, che fai tre passi. Sì, Sì, roba di quel genere, ce la vedo giuro. abbastanza. Ma secondo me ci sono tipo un paio di vie, un paio di gallerie, di roba che conduce a un'altra zona della città che invece è veramente una merda, fondamentalmente. Ma non è questo il nostro caso. È uno di quei locali. Hai presente quelli classici che è tipo palazzone, piccola fila fuori, il butta dentro che controlla l'elenco degli invitati, oppure che vede se qualcuno è sgradito e non lo fa entrare o roba del genere? Ecco, siamo più o meno in quel tipo di contesto. Tu fai finta di essere umano, respiri normalmente, fai cose, oppure evito qualunque tipo di stimolo olfattivo? È un po' il personaggio mio, no, direi che un pochettino cerca di farci caso, però in questo istante È più per convenienza che per far finta di essere umano, è più per sentire comunque l'odore. anche, e poi non sto tanto a pensare a queste cose, ho 4 punti sangue, devo prendere qualcosa. Oh, mi piace come cosa. Dimmi un po', quindi ci stanno. Fammi vedere un attimo come sei messo. Male. Sì, tu sei messo male sul serio. Guardate che Per i bambini che ci seguono da casa, sto andando a controllare quali sono più o meno i valori di percezione, più conoscenza della strada di Aiden, del personaggio di Matteo, per regolarmi su cosa fargli trovare, semplicemente. Ok? E siccome hai un buon valore, queste qui sono cose che come narratore normalmente non direi, le dico perché questa cosa andrà sul podcast e comunque dico un pochino come prendo le decisioni. Fondamentalmente, come questione non è male. Quindi, molto semplicemente, ti avvicini. Ci sono un paio di persone che si sono fermate lontano. Sono in un parcheggio ancora. Il parcheggio è buio, nel senso, è presente quando ti muovi con la macchina e trovi tutti i parcheggi irrimediabilmente occupati? Sì, ogni volta. Ed è una vera merda perché non sai di do dove cazzo andare a parcheggiare e roba del genere. Ecco, mano a mano che ti allontani dalla discoteca, ci sono i parcheggi che sono più lontani e che sono più merda. E quindi c'è sto parcheggio che è buio sul serio. Ci sono lampioni vari lungo la via, ma un po' che sono fulminati, alcuni sono proprio rotti. Ok? Le ultime cose, tipo gli ultimi tratti di luce, hanno fatto vedere tipo cassonetti ribaltati, roba a cui è stato dato fuoco e roba del genere. Cioè c'è ancora tipo puzza di immondizia bruciata nell'aria.
che si mescola all'umidità, ai sorci morti, a sta merda qui, ok? E quindi c'è un parcheggio buio che è l'ideale per le vittime di un vampiro. Cioè hanno proprio l'abbonamento per farsi aggredire, i vampiri vanno là. Perfetto. La cosa buona è che nonostante questo sia un posto di merda, comunque è il territorio di confine a quello del sindacato, cioè la vostra zona di caccia, e quindi è difficile che altri vampiri si spingano fino a qua, nonostante non sia così male. Quindi, Comunque se ne trovi uno ammazzalo perché non è qua legalmente. no, ovvio, ovvio. più che altro il concetto di ammazzare o non ammazzare qui è abbastanza andato a puttane. Tra vampiri, cioè, c'è la legge del sindacato che è una scimmiottatura di quella che era quella della Camarilla. Fondamentalmente, cosa succede? Succede che ti stai muovendo là e c'è una coppietta che non una coppietta, una coppia d'amici. Sono arrivati fino a sto parcheggio qua e adesso stanno tipo, uno è sceso dalla macchina, sta fumando una sigaretta e si vede giusto tipo ogni tanto si illumina il volto quando fa un tiro e roba del genere. E l'altro tipo sta cercando qualcosa. La macchina è uno di quegli scassoni tipo vecchi di 15 anni. Ok? Pezzi arrugginiti fuori, roba simile. Questi qui sono nitidamente due ragazzini. Ok? Ok, perfetto. Graviteranno sui 17-18 anni, o magari uno di 16, uno di 18, roba del genere. Fondamentalmente sono un peletto impaziente, almeno quello fuori ogni tanto dice: allora l'hai trovato? E quell'altro che sta nitidamente cercando qualcosa dentro la macchina, che dice no, cazzo, ancora no, e roba del genere. Dall'accento probabilmente sono di fuori, non sono esattamente di Detroit. Se li ha quattato, dimmi una cosa, cosa fai esattamente? Allora, uno sta. Uno sta appoggiato fuori dalla macchina, sono nel buio più totale, nel parcheggio non sembrano esserci altre persone. Dicevo, uno sta acquattato, sta dentro la macchina a rovistare, a cercare qualcosa, e l'altro sta fuori a fumarsi una sigaretta, abbastanza impaziente, abbastanza scazzato. Ok. Abbiamo due persone qui, vediamo se riusciamo a non farli morire nell'attacco. Beh, il grande rispetto che uno può avere per la vita umana. Comunque. Ehi, ricordati che puoi arrivare e dire: "Ehi ragazzi, volete un po' di droga?" Quella è la tattica 1, però È c'ho un cazzo di troppi. trafficante, non vedo che male ci sarebbe. No, infatti, però. Boh, sono nella zona buia, c'ho troppi pochi punti sangue. È un processo abbastanza elaborato in questo istante. Io dico anche che tipo ti sale, se senti tipo un piccolo rigurgito. Allora, impariamo un attimo a dire come un vampiro ha fame. Non hai rigurgiti di stomaco, No. perché lo stomaco è morto. Come Dio di inizio giocata. Ma la fame la senti principalmente attraverso la bestia, che in termini di gioco è un PNG che io premo per far uscire fuori a fare danni. E quindi quello che senti guardando quei due è questa sensazione come se avessi voglia di andare avanti, come se fossi impaziente, senza rendertene conto, di tanto in tanto di grigni i denti. Ok? Qualcosa del genere, tipo ti devi sforzare per non farlo. Ok? Capito. Intanto che sei lì a sforzarti di non farlo, noti un'altra cosa. C'è qualcun altro che si sta muovendo nel buio. Ok? Probabilmente non ti ha notato, mi immagino che tu stia abbastanza nascosto. Sì. C'è qualcun altro che si sta muovendo nel buio e si sta avvicinando a quei due tizi, tipo andando, muovendosi piano verso i loro passi felpati, abbastanza nitidamente. Allora, fai sempre vedere te come sei messo, come percezione, roba del genere. Mi piace come cosa. No, non ti dico abbastanza nitidamente un aggressore, ma è palese che si sta, almeno tu che lo stai guardando,
che vedi la sua sagoma nel buio, è palese che si sta avvicinando a loro cercando di non farsi sentire. Che fai? Voglio essere sicuro se sia un vampiro o no. Aspetto. Sto nascosto, aspetto. Stupendo. Scusa. E quello lì fa. Quello lì dice: dammi una mano, sei incastrato sotto il sedile. Quella, il tizio che sta sopra, che sta fuori dalla macchina, si gira a guardare dal finestrino. Fa per dire qualcosa. In quel momento, quella figura esce dal buio. Lo prende dietro, lo prende per la bocca e lo tira via. Lo sbatte con forza contro, gli sbatte proprio la testa contro. No, sì, gli sbatte proprio la testa contro il vetro della macchina che sta parcheggiata là dietro. E tipo senti sto tunk! E non c'è antifurto né altro, è una macchinaccia. Però si sente proprio la testa che va a sbattere, non è rotta ma ha dato una bella botta. L'altro probabilmente si è accorto a malapena, fa, oh, cazzo fai? Tipo prova a tirarsi su, ma immagino che tipo si va a sbattere sul volante, eccetera, eccetera. E intanto quella figura si comincia a trascinare via il suo amico. Che fai? Io scappo fuori dal nascondiglio, prendo la pistola in mano e inizio a correre contro quel tizio. Ricordiamo che il mio personaggio è territoriale. Oh! Quindi siamo territoriali. Siete territoriali tutti e due, fermo allora, che qui è un altro conto. Hai fatto benissimo a ricordarmi, io me lo ricordavo solo del personaggio di Giulia. Allora, territoriale, che è un difetto mentale. Perché Quando sono un vampiro si intrufola in questa zona non invitato, dovete effettuare un tiro di frenesia. Se il tiro fallisce, attaccherete immediatamente l'intruso fino a che non morirà o non se ne sarà andato. Non amate lasciare tale territorio, salvo che in circostanze disperate. Ah, ma tu lo vuoi già attaccare? Sì, io vado lì per attaccarlo con una pistola, appena se mi rendo conto che è che in realtà ho frainteso, non è un vampiro, ok. Se è un vampiro, boh, dovrei tirare per non andare in frenesia e saltargli addosso. Beh, vediamo. Gli stai Allora, già saltando addosso. leggendo il difetto, perché anche io avrei interpretato in quel modo, ma è una cazzata, nel senso, devi tirare. Devi tirare per non attaccarlo. Non parla di frenesia. Cioè, Ah, ok. lo rileggo. Quando un vampiro si intrufola in questa zona non invitato, dovete effettuare un tiro di frenesia. Ho detto una stronzata, no, è un tiro di frenesia. Se il tiro fallisce, attaccherete immediatamente. Quindi fai un cazzo di tiro di frenesia. Vedi che Ti bello? metto Ok. una tranquillissima difficoltà a 5 al momento. Intanto vado lì, dimmi quello che vedo. Sì? Tira per favore. Ok. Usciamo i dati. Prima tira. Ah, quanto sono? Un attimino. Contro mi pare 4 o 5 tu. 4. 1, 2, 3, 4. Difficoltà 5, dol. 7, 9, l'1 lo annulla, un successo. Oh, un perfettissimo successo. Innanzitutto, nonostante hai voglia tipo di fargli davvero tanto male, riesci a mantenere il controllo e agire in modo abbastanza lucido. Quando arrivi che li vedi, il tizio è per terra, sta tenendo il ragazzino con una mano sulla bocca, si è messo dietro la macchina praticamente e sta bevendo avidamente in fretta dal collo. Prima che l'altro praticamente gli vada addosso, prima che il ragazzo dentro la macchina si accorga di che cazzo è successo. Cosa fai? Ok, aspetta, gli metto una mano, come figura bene la scena, gli metto una mano sul collo, sto cazzo del telefono continua a vibrare, mi distrae, Lancialo! Fai come faccio io. no, ho messo un muto totale, dicevo, gli tiene una mano al collo e con l'altra se l'avvicina al viso. No, no, immaginati, Mi sta mordendo il collo. se l'è portato dietro un'altra macchina, ok? Quindi è distante un paio di macchine da quella dove sta l'altro, da quella dove sta rovistando il suo amico, ok? L'ha sdraiato per terra, sul cemento, in mezzo alle pozzanghere, perché ha piovuto e roba del genere, ok? A faccia in su, e gli tiene una mano sulla bocca, in modo che se si riprende non possa urlare.
con i denti li tiene affondati sul collo e sta proprio bevendo avidamente, senti proprio che inghiotte a pieni bocconi perché vuole bere il più sangue possibile prima che l'altro se ne accorga. Mi incazzo come una iena, cioè nella serie lo voglio attaccare, Sta benissimo. ho resistito alla frenesia, quindi lo attacco in maniera lucida. Allora, funziona in questo modo. Tecnicamente dovresti arrivare a 5 successi per attaccare, per mantenere, per non cadere preda della frenesia. Quindi fai un altro tiro ora. E Quattro dadi. continua con 4 dadi. Non è facile. Oddio, mi ha aggiunto, vabbè, 2, 10, No, non è un 5. problema. Hai fatto 3 successi, sei a 4. Sì, Vai. con non mi dovrebbe dare un bonus da ritirare una Non roba del è, genere. no, 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 non è, no, non stai ritirando, è un tiro prolungato. I tiri Ok. prolungati funzionano così, determinate azioni richiedono un tiro prolungato, vuol dire che devi raggiungere un tot successi senza fare fallimenti. Ogni turno, ogni tot frazione di tempo ritiri i dadi. Tipo, se tu devi creare un'opera d'arte, magari ogni tiro è una settimana di lavoro. Ho capito. Vai. In Lo questo attiviamo. caso hai accumulato i tuoi successi e sei arrivato in totale a 4. Lol, altri 4 dadi, 8, No, 4, no, no. 6. Buono, buono, buono. Non tirare così. E pulisci, fai un clear. Dimmi, cosa fai? Attaccare ancora in modo lucido, se lo vuoi. Io gli sparo la demenza addosso per togliergli l'emozione che sta provando in quel momento, la più forte. Il vampiro? Al vampiro, sì. Oh, capisco. È il primo punto di demenza, vero? Passione. Ok, dammi un secondo. Fai un tiro di carisma e più empatia. Ok, atto de volo, carisma 3. No, non ti dico la difficoltà perché dipende dalla sua umanità. Allora, Quindi la sta. carisma 3, l'empatia ce l'ho uno, però come avevamo detto tiravo Puoi su usare demenza al posto di empatia perché comunque è la tua disciplina. 6, roll, 10, 3, 8, 10, 9, 5. La miseria. Ok. Lui al momento, quando tu gliela fai, fai pensare un secondo. Secondo me, tipo, la vedi, qualcosa tipo come un piccolo alone intorno a lui che immediatamente svanisce. Ok? Lui prima era preoccupato o roba del genere, sicuramente. Io adesso non te lo dovrei dire, però sto ragionando a alta voce. Lui prima sicuramente era preoccupato, ora non lo è più. Di farsi vedere. Quindi. Mentre era tutto quanto bello tranquillo, mentre prima era tutto agitato e stava bevendo in fretta, ora comincia a bere, a prendersi calma e tranquillità o roba del genere. Ah, immagino che tu non hai fatto particolarmente casino, non è che è andato all'altra parte del mondo, quindi non hai fatto rumore avvicinandoti o roba del genere, hai semplicemente camminato lì. Ok, però l'asfalto è bagnato e tutto il resto, i tuoi passi sulle pozzanghere si saranno sentiti. Quindi, con calma, lui alza la testa ne vedi la sagoma perché è buio pesto, come dicevo. Lui con calma alza la testa dal corpo del ragazzo e più o meno guarda nella tua direzione. Nel frattempo, il ragazzo al volante. Nell'auto si è tirato su e sta chiamando il suo amico. Dice: Kevin, Kevin, dove sei? Ok, io direi che Ma il devo tuo amico fare. è abbastanza calmo e ti guarda, non è preoccupato per niente. Che fai? Allora, io devo fare l'altro tiro per la frenesia. Sono arrivato a 3 successi. No, era 4. È arrivato a 4 in totale. L'hai sballati, va benissimo. Ok. Io direi che tipo, sto vampiro lo riconosco? È buio pesto, anche se lo conoscessi non vedresti la faccia. Ok. Io direi che gli Ma faccio. tra parentesi, non ti sto fregando, non ne hai tantissimi di amici vampiri e si sarebbe già fatto sentire se Allora, fosse autorizzato a stare qui. io credo che semplicemente gli faccio un molto incazzato
e culturale levati immediatamente dal mio territorio con la pistola in mano e tutto. E poi la pistola non è che facciamo così male, però vabbè. Ci darebbe davvero retta se fosse preoccupato, ma non lo è. Quindi senti la sua voce fare. Senti la sua voce dire: andiamo, sto soltanto prendendo un paio di sorsi, mica ti ammazzo qualcuno. Se ti sbrighi, puoi bere anche tu, ti fa. No, ok, va bene. E lo vedi che si tira in piedi. E faccio, ah, ok, va bene. Allora continua, dai. Dopo lasciami qualcosa. Aspetto che si rimette a bere, poi gli salto dietro la schiena e Minchia, lo fa subito. Certo, si rimette a bere. lo azzanno. Allora, io gli salto dietro la schiena, lo Ok. azzanno. Al collo, tipo. Sì. E? E inizio a bere. Ma per uccidere? Io glieli voglio fregare tutti i punti sangue. Al vampiro. Oh, ricordi che siete vampiri, quindi bere da lui ti lascerà con un legame. Beh, non ho detto che lo lascio vivo dopo. Oh, questo è un altro conto. Non ha detto che gli beve tutto il sangue per ucciderlo, ma non ha detto nemmeno che non lo uccide dopo. Gli salti addosso. Quello che succede è abbastanza strano perché siete nel buio. Tu salti addosso a lui. Ti ricordo che non sei un gran lottatore. No, però più che altro io so. Poi lui non è preoccupato ora e per quanto mi riguarda non è in grado di provare preoccupazione. Detto questo, cercherà di difendersi a un'aggressione. C'avevo in mente anche un'altra cosa da fare appena lo moldevo. Dimmi. Se è possibile utilizzare la disciplina nell'atto, di demenza, no? Quando lo mordo, visto che il morso del vampiro causa un immenso piacere, quella. Presuppongo che l'emozione data da questo piacere sia la prevalente, perché comunque un vampiro deve sforzarsi parecchio per. Considerato che hai smorzato le altre, oltretutto. Sì. Quindi intendevo utilizzare allo scopo di incrementargli quella sensazione lì e che prova mentre lo mordo, demenza 1, per incrementargliela a un punto in cui. Se la Mi gode piace, tutta. Lo mi piace, fallo. Tira faccio. di nuovo per la tua demenza. Perché Ok, 6. mi interessa sapere, perché ti faccio tirare soltanto perché è importante sapere quanto dura. 10, 6, 6, 1, 1, 4. Un 10. Affondi, vai su di lui che stava già bevendo, ok? Lui è abbastanza tranquillo perché ti ha invitato a bere con lui, tu hai detto va bene, quindi nonostante tu ti avvicini, lui non è allarmato, ok? Mi immagino che ti chini su di lui, poi all'improvviso tipo gli salti dietro, gli affondi le zanne nel collo, ok? Sì. Se mi dici che, allora, visto che vuoi provocare piacere e non dolore, non fai danno, ma proprio affondi per bere sangue, ok? E poi gli inizi. Non costa un cazzo sto potere? No. No, non costa un cazzo di niente sto potere. Ok, figo. E poi cominci a bere. Improvvisamente senti la sua preoccupazione, non c'è. Lui all'inizio cerca di ribellarsi, poi senti il suo piacere e glielo intensifichi tantissimo. Ok? Primo, con un turno prendi un punto sangue. Sì. Non mi ricordo se c'è un altro sistema, però al momento prendi un punto sangue con un turno, Sì, ok? una bella genere. Ma, e questo è il primo, poi c'è un altro turno in cui lui se la gode tutta perché il suo piacere è iperincentivato. Sì. A E quindi prendine un altro. fare le cosacce in mezzo alla Io, strada. se riesco a continuare a incrementare il robot demenza ogni volta che posso, continuo. Buono, buono. Poi gli passa. Perché hai fatto un successo e quindi dura un turno. E appena gli passa, lo vedi che cerca di ribellarsi. Si agita come un disgraziato e ora non è più il piacere la dominante. No, Ora è preoccupato per buono. Cosa fai? Lo vedi che proprio comincia a agitarsi, a dirti di levarti, roba del genere, e cerca con la mano di staccarti al suo collo. demenza 1 e gliel'abbasso. Vai. Non cercherà di. Va tranquillo, ma non cercherà di smettere.
No, lo so, però Vai, prova. comunque sia cerco di intorpidirlo a quello scopo. Vai. E due successi. Dannazione, sì. Ah, no. Sì. Sì, porca paletta. Gliela fai a fargliela risparire, a togliergli di nuovo le emozioni, quindi la rabbia, la preoccupazione, quella roba lì, ok? A lui non gli impedisce però di dargli, di farti dare un cazzotto in piena faccia. Va bene. No, non un cazzotto. Io mi immagino. Sì, no, è proprio un cazzotto, una manata forte, ma forte veramente per liberarsi. Fai una cosa, sono 4 danni contundenti, tira per assorbirli. Perché Ok. nel frattempo lui ha fatto scorrere il sangue nelle sue vene per potenziarsi, per diventare più forte. Io non l'ho fatto perché sono troppo concentrato sul sangue. No, e Quindi poi soprattutto ne è troppo poco. Ok? Tira per assorbire. porca dai, non funziona. 4 contundenti e 2 letali. Prima si dimezzano, quindi diventano due, e poi tiri per assorbire. Non assorbo. Segna 2 danni. Quindi Direi che così sui piedi, 2 danni e graffiato. Quindi mi immagino che tipo ti rompe il naso o qualcosa del genere. sì. Senti il naso che fa croc e ti allontana da lui, si alza all'improvviso, non è preoccupato, però lo vedi che comincia a indietreggiare e con tono calmo, pacato, fa: amico, pensavo aver capito che andasse bene. Si tiene la mano sul collo, ok? Non gli hai fatto dolore o roba del genere, però fondamentalmente è allarmato. Oltretutto, non me lo immagino proprio scemo, quindi secondo me ha cominciato a mangiare un po' la foglia che gli hai fatto qualcosa. Può essere. Lui fa per scappar via, cioè no, non in modo preoccupato, folle, però sicuramente per allontanarsi. Allora, intanto Lo io ho sai che fregato non lo altri lasci punti fare? sangue. Io ho fregato altri punti sangue intanto. Due. No, quelli che avevi preso prima. Ok. Io continuo a aggiustarmela lì. Cioè, non gli dico niente. Se non fai niente per fermarlo, lui se ne andrà. No, no, dico, continuo a aggiustarmela sul lanciargli demenza per buttalo giù, buttalo giù, buttalo No, lui è andato giù completamente, non ha emozioni al momento, ma vuole allontanarsi, cioè non è questione di emozioni, è questione di testa ormai. giù. Il senso di, diciamo, senso di sopravvivenza. Sì, ha capito che c'è qualcosa che non quadra nitidamente. Ok. Funziona così, non è interessato a prendersi una vendetta, non è arrabbiato con te perché tutte queste cose gliele hai tolte. Questo non vuol dire che è una marionetta in mano tua. E No, io come ti ho già detto, se non dico. cercherai di fermarlo, se ne andrà. No, no, io cerco di fermarlo, però prima gli dico. Oddio, mi arriva un insetto gigante davanti alla faccia. Gli faccio il mio territorio, il mio sangue, e poi gli attacco a correre dietro. Oh, ovviamente. Tutte queste cose non le hai dette a bassa voce, visto che lui si sta allontanando e tu ti No. vuoi far sentire. Quindi c'è il ragazzino che stava andando dal suo amico, ha sentito tutto. Tu attacchi a corrergli dietro, Sì. va Sparo. tranquillo, lui corre veloce, ti semina fondamentalmente. Attacco a sparagli. Oh, non Sono male. territoriale, sono parecchio incazzato. E spari colpi nel buio, Mezzanotte fondamentalmente. di fuoco, praticamente. Spari colpi nel buio, senti un paio di colpi, vedi lui come sagoma scomparire, poi tipo me lo immagino tipo raggiungere la strada, una zona un pochino più illuminata o roba del genere, attraversare o una macchina tipo fa per investirlo, ma lui la evita. È bello veloce, eh? No, non ai livelli della disciplina velocità, ma è rapido. Tu un paio di colpi che hai sparato, uno sicuramente ha colpito. Perché non l'hai sentito andare a nessuna parte, quindi probabilmente ha preso lui. Io continuo a cercare di stargli dietro finché posso, poi chiamo i megalo. Stupendo. E allora funziona così. Quando ho attraversato la strada, sai cosa? Ti avevo detto che c'era tipo cavalcavia, roba del genere?
immaginati che lui si è buttato da qualche parte, tipo su un cavalcavia, finendo in mezzo alla strada, roba del genere. Gli vai dietro, tipo sparando un altro paio di colpi verso la strada, però quando ti affacci non lo rivedi più, non sai dove cazzo sei. Da lì vallo a capire. L'hai colpito un paio di volte, sicuramente. Paura, no, non aveva paura, ma razionalmente capiva che non era più il caso di starti appresso. E, chiami i tuoi Gaul, che gli dici? Chiamo il tizio della videosorveglianza, intanto gli faccio, gli dico, sono qui, via, questa qua. Qui ci sta un infiltrato, un altro fottuto bastardo è venuto a rubare la mia roba. Venite a trovarmelo, va. Lui fa, va bene, cerco un po' di registrazioni e poi ti richiamo. Sì, è chiaro. Fammi sapere dove sei andato a cacciare. Ok, capo. Dimmi solo una cosa, torni ai due ragazzi a nutrirti? Oppure ti bastano i tuoi 6 punti, i tuoi 2 punti sangue e 2 danni? No, torno a quell'altro. Torno ai due ragazzi. Non ho voglia di fare tutta quanta la trafila, non è più molto rilevante. Voglio sapere solo come te la gestisci per bere da loro ora. Ma Cioè, guarda. il ragazzo, cioè, Kevin a terra che ha perso sangue e che si sta riprendendo quando arriverai. E il suo amico che lo sta aiutando e che ha sentito tutta la vostra chiacchierata, nessuno ha chiuso le loro ferite. Quindi l'attacco di un vampiro loro se lo sono vissuti in pieno sulla pelle. Dimmi. Ok, io torno lì da quei due. Lui sta in piedi, è tipo sanguinante. Sì, ha tutta la camicia sporca di sangue che gli ha colato su lungo il collo. In questa situazione potrei chiudergli lo stesso le ferite. Per quello che mi riguarda, sì. Detto Ok, direi. questo, hanno comunque visto tutto, cioè sarà dura che. No, per me non è molto dura. Io vado lì tranquillamente con la pistola spianata, dico al tizio che sta sangrando, gli dico levati dai coglioni, se no ti ammazzo sul stante, all'altro lo intimo di rimanere lì fermo. Loro, sai cosa? Quando vedono il tizio che gli ha levato i coglioni, lui distinto si allontana. L'altro molto probabilmente, cioè, ma quando vede che il tuo amico gli dice di stare lì fermo, resteranno tutti e due, si fermeranno lì, cercheranno di capire cosa vuoi, che problemi hai, No, perché cercheranno di darti dei soldi, per favore, prendili, va bene, non abbiamo niente. a quello che sanguina gli dico levati dai coglioni, vai in qualche ospedale del cazzo qua dietro. Lui tipo guarda l'amico e scappa via. L'altro cerca di blaterare qualcosa per non essere ammazzato. Che No, fai? ok, io vado vicino con la pistola. Gli faccio, chiudi gli occhi. Chiude gli occhi meccanicamente, continuando a implorare un non uccidermi, ti prego, ho i soldi in macchina. Mi chino dietro di lui e dico, tranquillo, non è la tua vita che voglio stasera. E poi lo molto. Oh, carino. Ti ricordo, ogni punto sangue che gli levi è una ferita che gli fai. Quanto Sì. gliene prendi? Quattro Quattro. sono 4 ferite. Quante Quella dopo lo uccide. Fai vedere? No. Un altro punto sangue lo lascerebbe veramente male, altri due lo lasciano a rischio vita. Sì, lo so. Lo stai lasciando massacrato a terra, fondamentalmente. No, io lo prendo, direi con le ferite. Per chiudere i buchi del morso, lo carico nella sua macchina, rubo la sua macchina, lo lancio fuori davanti all'ospedale. Umanità Ok. 5. Oh, puoi anche semplicemente chiamare un'ambulanza, eh? No, sono matto. Sia mai che me ne intracciano la chiamata. Ah, ok, perdona, non ci avevo pensato. No, prendo, vado davanti all'ospedale, gli do uno spintone, lo faccio cascare sul marciapiede. E poi me la vuoi io. Davanti alla Perfetto. gente, davanti a tutti, frega un cazzo. È così. Non male, non male.
Dai, se è fortunato ci avrà un'assicurazione. Sai che non mi ricordo se devo controllare un paio di cose per vedere se questo stile, se questa condotta bellissima è un'infrazione. Quanto hai? 5. Ma assolutamente no. No, In termini di umanità 5 sei ancora perfettamente accettabile. se l'avessi lasciato morire dissanguato per strada, sarebbe stato da 4. Sì, è praticamente l'avrei considerato. Sai qual è la cosa allucinante dei vampiri? Che tecnicamente no. Cioè, tecnicamente la violazione accidentale, quando si è denutriti, bere da una vigna fino a prosciugarla, è un peccato da 6. Mentre i danni intenzionali alla proprietà sono da 5. Cioè, il danneggiare intenzionalmente una macchina è più grave che uccidere per sbaglio una persona, per la coscienza. Fatto per sbaglio. Ma sì, voglio dire, mica volevo ammazzarlo. E poi era solo un barbone. So, ragazzi. So, ragazzi, voglio dire. Ok. Rapiscono una ragazza, la tengono 2 giorni in garage e la stuprano di branco. So, ragazzi. Commento dei genitori. Sì. Comunque, caccia andata. Ok, fine della tua scena, Giulia. Yeah. Tyler, tu hai mangiato praticamente ieri. Sì, ma davvero, stamattina. Sì, Io sono organizzato. a parte sì, sei organizzato, c'hai. Oh, C'è il greggino. mi piace, vediamo come sei organizzato. Magari tipo, mi ti immagino. Che ti sei appena alzato, ok? Come fai cena appena alzato? Cioè, sei veramente organizzato, tipo bevi appena alzato e qualcuno lì che ti fa bere, oppure cosa? No, mi preparo, esco e vado dal ragazzo al locale. Aspetta, aspetta, prima di Non prepararti dire uscire. bere. Eh? No, sono d'accordo. Dammi un Ok. secondo prima di uscire, perché tu vivi. Mi ricordi dov'è che vivi? Com'è il tuo rifugio? Non l'avevo scritto tra i luoghi. Scusa. Rifugio di Tyler. Un loft in una vecchia fabbrica, struttura in metallo con travi a vista e mobilio moderno. Ottimo. Quindi mi immagino sta zona senza. Immagino sta specie di grosso loft in una vecchia fabbrica. Quindi probabilmente. Beh, comunque ben tenuto. Quindi probabilmente ha tipo sto pavimento in finto marmo. Sì, ma come ci vive Danila, per cui lei ogni tanto sta sveglia di giorno e Ok. fa venire tipo la donna delle pulizie e controlla che non mi apri finestre mentre È sono. un posto ufficiale al telefono? Oppure no? Cioè, Ma sull'indirizzo sta casa? È sull'elenco telefonico si può trovare l'indirizzo di questo posto? no, Ok. nel senso che uso solo il cellulare, non uso telefoni fissi. Allora mi ti immagino che ti alzi. Dormirei sul letto probabilmente. Sì, ma poi c'ho magari la connessione internet dentro casa o robe simili tipo televisione, eccetera, ma so tutti a nome di Danila. Sai cosa? Mi immagino, tu immagini sto loft, ok? Non ci sono finestre né altro, ma ci saranno tipo dei neon, delle lampade belle, moderne, quelle roba tutta arzigogolata. Sì, davanti alle finestre probabilmente ci sono, che ne so, tipo tendaggi pesanti. Mi piace, tendaggi pesanti avanti le Che finestre, di notte li apro e ci sono le finestre giganti, però di tipo giorno un grosso televisore con un paio di divani davanti, roba del genere. è. Armadietto con i liquori, con le Sì, cose. praticamente nessun muro che apre eccetto la mia camera da letto Beh, che c'ha i muri. se in realtà me la immagino, la tua camera da letto, tipo un soppalco con una scalinata tipo in legno, roba del genere che va su, delle scalette, Con una botola. con una botola. Ok,
di quelle eleganti. Esatto, che dà il piano superiore dove stai tu, è proprio una zona senza alcuna finestra, senza Sì, altro. c'ho una scala a chiocciola con una botola che si chiude, Ok. salgo di sopra e lì non entra. Sì, lì me lo immagino il tuo letto, mi immagino una postazione con un PC, mi immagino una televisione per te, roba di questo tipo. Sì, è una stanza grande. Semplicemente quella è una camera dove mette mano solo la mia voce. Sì, e quando tu stai aprendo gli occhi, la tua ghoul sta entrando. Ok? Tipo ti sveglia lei entrando, E fondamentalmente. fa, mi porta il caffè. E tipo, Caffè! buonanottissima. Lei senti proprio nel buio il rumore della botola che si apre, le luci che si accendono, la sua voce squillante, allegra, che ti chiama, ti fa: Tyler, sei sveglio? Abbiamo gli appuntamenti del giorno, li ho presi. È la tua assistente. Io tipo mi sposto, io... Accidenti, Danila, dammi il tempo di uscire. Lei tipo ha, mi immagino, gli occhialini, l'agendina, e tipo sta guardando della roba. Fai proprio perché non hai il tempo di uscire che ti avverto. Ok, senti, facciamo così. Tu adesso scendi da quella scala, chiudi la botola e aspetti che io scendo mentre sono vestito. Lei la vedi che chiude l'agendina, esce, chiude la botola e roba del genere. Ok, io mi alzo, mi vesto, do una lavata per avere un odore umano. Tanto sei morto. Sì, Va bene. vabbè, però devo stare con le persone, puzzare di tomba e morte non è caso. Puzzano, prima va bene. Non puzzo, però sei con me, magari voglio mettermi il profumo. Ok, sta bene. Quindi E ti scendo sopra. prepari, ti fai la toletta, ti cosi. Mi dici come il casting del tuo Sì, personaggio che hai ci scelto? Perché io continuo a immaginarmelo come Luke Cage sul telefilm di Jessica Jones. Sì, cioè io mi immaginavo una roba tipo come lui o Jamie Foxx, cioè quindi cioè, se ti immagini Luke Cage per me va bene. Dammi quali due tra lui e Jamie Foxx? Forse più dopo. No, Ok, Luke Cage. Pensavo alla scheda, scusa, oh, non ci avevo pensato al casting. non ti preoccupare. A Matteo gliel'ho ancora chiesto perché lo lascio per la prossima scena. Tanto quello era il buio. Sì. Allora, Buio. comincio a pensare al casting, Matteo. Questo ce l'ho anche, devo riprenderlo. Cerca da retta, cerca un attore o magari su un telefono in particolare che proprio restituisce l'immagine visiva del personaggio, senza che ci prendiamo troppo tempo a visualizzarlo. Sì. Sai cosa, Giulia? Allora, ti dai la tua sciacquata, la tua lavata, ti profumi, fai tutto quello che devi fare. Dopodiché, scendi di sotto. Per te ti sei appena alzato, ma ovviamente per la tua ghoul sono tipo le otto passate. Ovvio. Quindi me la immagino che lei che probabilmente è tipo è qui che abita, quindi lei probabilmente si è fatta la cena. Ok? Ma sì, Che cioè, lei ha purtroppo deve ancora mangiare. tipo ripassato della roba in un microonde. La vedi, cioè della roba che sta girando in un microonde. La televisione accesa in sottofondo sulle notizie della serata, cronaca nazionale, roba del genere. Lei col portatile davanti che ci sta digitando roba e cose di questo tipo. Penso non siate nessun altro al momento, siete soltanto voi, giusto? In casa mia ci stiamo solo noi, se qualcuno mi arriva dentro casa penso che sclero. Ok, buono. Dimmi, lei no, ovviamente sta zitta finché non gli rivolgi la parola. Io mi siedo davanti a lei che mangia e dico, ok, passami No, no, l'elenco. non sta ancora mangiando, c'è la roba a girare Sì, sta nel lì, coso. Si sta dico, sistemando gli appuntamenti. sì, dico, passami l'elenco. Lei Do una letta e decido cosa vale la pena e cosa no. fa. Non è che sia tanta roba, è che sembra veramente importante. Hai chiamato Valerie più di una volta. Mi ha chiesto anche di svegliarti, ma non mi sembrava il caso. Sempre in malumore quando ti svegli durante il giorno. Tipo che mi costa fatica stare sveglio durante il giorno.
Sì, lo E sappiamo tutti. questo? No, dice che ha dei seri problemi. Ci sono due agenti che gli chiedono roba. Non è agente di Detroit, non è sul nostro libro paga. Agenti di che tipo? Ora, io non so esattamente, Matteo, dimmi una cosa: traffico internazionale di armi. Chi c'hai alle calcagne? La CIA, l'FBI o peggio? C'è l'Associazione Nazionale di Penso Armi. che in America dovrebbe essere un crimine federale, quindi l'FBI. FBI. Non è anche vero che internazionale. Vabbè, FBI. Io considero FBI, ma probabilmente ci sarà una collaborazione con altri, perché internazionale in teoria mi sa c'è di mezzo la CIA. Probabile. Poi non Io so non perché. avevo, aspetta, non avevo traffico internazionale. Cioè, mi pare che Avevamo influenza. usato quella specifica parola. O comunque tra stati, perché va tranquilla che non è che No, vendi che è armi a Detroit. dell'FBI, sì, ma tra quello e il traffico internazionale, cioè influenza 2, non mi pare che arrivava fino a. Influenza 2 è quanto influenzi come politiche? Cioè non è che decidi come vanno le attività in No, Congo. io mi ricordo che avevamo stabilito che c'avevo un traffico per tutto lo Stato e Ok, una volta che fuori, cioè sta bene, abbastanza per l'FBI. adesso ho Stesso. detto al traffico internazionale ai vuoi. Oh no, no, ok, mi sta bene. Cioè, no, non è che cambia qualcosa. Ma quella picca che vi è spuntata lì davanti, adesso voi come ce l'avete messa? Ovviamente anch'io. Lower third. Cioè, scegli file, se metti, scegli file e fai di nuovo create, te la aggiunge. Ah, no, carino. Tanto cercala. Comunque lei ti fa in quel modo. È anche passata, ma no, non è passata. Ha fatto sapere sulla linea di sicurezza che è il caso. Che quando poteva passare, gli ho detto che non era ancora il caso, che forse doveva fare attenzione a come si muoveva. E anche lei lo ritiene, però è un tantinello impanicata. Me la immagino che è abbastanza giovane la tua Google. La mia goal dovrebbe avere sui, non l'avevo stabilito, però dovrebbe avere sui 26 anni circa. Sì, no, no, non è ancora trentenne, è una giovane neolaureata. La voglio giovane, laureata con un attimo di Te esperienza. la chiamo sulla linea sicura? Sì, quell'altra roba, che roba è? Oppure c'era solo questo e. No, è soltanto questo. L'avevo Fatto fatto per comunque, tanti guardate mesi. che bella immagine. Ok. Non male. Non si vede perché non è la qualità Perché alta. non ha qualità alta, ma non è un problema, poi la Metti guarderemo. subito. Metti, linkamela No, in chat. Comunque, lei ti fa. dopo leggere la scritta. Dammi il Te la telefono. scrivo in chat, sì. Lei ti fa un numero su un cellulare, poi te lo passa. E dopo un po' senti rispondere in modo un pochino concitato. Aspetta, lei si chiama Danila, giusto? Sì, La mia lei. gold. Senti Valerie risponde in modo abbastanza concitato. Danila, si è svegliato? Sono qui. Lei dice. Ah, io mi immagino che siccome per il mondo io sono morto, se devo andare in giro c'ho dei documenti Sì, ma. falsi tipo un altro Sì, nome. lo so, ma non è che sei Michael Jackson. Ah, sì, ok. Probabilmente sì, No, c'hai cioè dei nel senso che documenti. se uno mi dice mi faccio vedere una patente, non è che ho la patente quando sono morto. Sì, no, no, ok, ci sta. No, Sembra. pensavo tipo una falsa identità, non ce n'è neanche bisogno, non è che sei Michael Jackson che la gente deve No, conoscere. vabbè, però se devo andare a parlare con l'FBI mi serve. Linkato. Se devi andare a parlare con l'FBI, probabilmente sì. Tanto cielo che caso umano. Matteo, ma che foto hai Chi messo cazzo sto è, Matteo? personaggio? È un attore emergente. Si chiama Ok. Michael Tolpey. Ok, per qualche motivo a una prima occhiata mi era sembrata una strana versione distorta di Neri Marco Re. Ok. È un gran casting, Ne rimarco lei. Non mi è eh? sembrato Cioè, che noi abbiamo avuto Beppe fosse. Fiorello come casting di Ehi! Giovanni. Beppe Fiorello era il mio sire, era un anziano Giovanni, tutto rispetto. Cavolo, gran necromante. Grande Lui cromante, Beppe Fiorello.
C'era quel piccolo vezzo di guardare il cammino. Va bene, tornando a noi. Lei ti dice, dico, posso parlare? Hai tempo? Finita la sigaretta. Ho tutta la notte. Lei ti fa, grazie a Dio, per fortuna. Ascolta, sono arrivati questi due federali. Sì. Non so come diavolo hanno fatto, si sono mossi nell'ombra o altro, non ho avuto avvisaglie, ma sono arrivati a me vedendo dei movimenti finanziari sospetti. Va bene. E in sostanza non sono sul nostro libro paga, non sono da nessuna parte, e è la prima volta che mi trovo a muovermi con roba del genere. Ti ricordo che lei è la vostra esperta. È la prima volta che ti capita l'FBI dentro casa? Sì, perché a te è successo spesso? No, non lo so, ma visto quando uno traffica con roba illegale, penso che possa succedere. Sì, ma non mi c'erano mai arrivati a sta portata. Ma i loro documenti sono a posto? Eh? I loro documenti sono a posto, hanno un mandato per prendere questa roba? Hai chiamato l'avvocato? Ho chiamato l'avvocato, al momento è tutto fermo, ma entro Ok. un paio di giorni al massimo questi qui tornano senza problemi. Bene, io ci voglio parlare. Tra parentesi, sanno anche il nome di uno dei nostri fornitori che hanno arrestato. Io ci voglio parlare. Organizzo un appuntamento con loro? Sì. Per quando? Mentre state parlando, nel frattempo, Domani notte, cioè stanotte mi devo organizzare. una domanda. Il tuo rifugio è pubblico, altri vampiri lo conoscono? No, se altri vampiri mi vogliono incontrare, ci abbiamo l'ufficio. Dov'è il tuo ufficio? Il nostro ufficio. Cioè, se qualcuno ci vuole incontrare, chiama lì e ci organizzano. C'è una signorina che. Quello che sta lì passa il contatto a voi. Mentre voi state Sì, perché io non parlando, voglio gente dentro la fottuta casa. mentre voi state parlando e c'è Daniela che sta facendo cena, vedi che le suona il telefono e tipo risponde, la vedi che comincia a parlare e prendere appunti. Sì, questa però è proprio bella. Mi immagino questo ufficio con l'insegna tipo Tyler and Aiden, Weapons and Druggery. No, cioè non è che è un ufficio vuoto, probabilmente tipo un negozio di quelli tipo basso profilo, che so, tipo una drogheria o qualcosa del genere, dove la gente sa che può passare lì, parla col proprietario e questo ci passa contatto. Oppure uno chiede, cioè, perché non, secondo me non c'ha senso che gli diciamo, oh ragazzi, veniteci a trovare a Giulia, casa. allora, posto che non sanno il vostro rifugio, punto, mi basta. Bene. Secondo, c'è un luogo di ritrovo concordato. Fine, non Va bene. parliamone più. Poi lo vediamo. Ottimo. Sai qual è il punto? Allora, intanto lei sta prendendo, se la vedi che sta prendendo nota. Io dico, prendi appuntamento per domani notte. A Valeri, questo lo dici? Sì. Lei dice, va bene, domani notte cercherò di farceli venire nel mio ufficio, ok? Benissimo. Va bene, no, non me la scazzare perché sono abbastanza, siamo abbastanza nei casini se questi qui continuano. Ci sono modi. Lei No, non mi serve ammazzarli. riattacca al momento e Aiden pensava che la sua notte fosse cominciata male. Mamma mia. Può sempre andare peggio, può sempre andare peggio. Può sempre andare peggio, La pula, esatto. la pula! Stacca tutto, butta la droga! Detto questo, ragazzi, ah, giusto, quando attacchi, che faccia fai quando attacchi il telefono? Serio? La cosa sta ancora prendendo appunti, fa. Sgradevole, sì. E la vedi che prende appunti intanto. Tu fai la faccia seria, poi lei tipo riattacca il telefono, dice hai un altro appuntamento. Ora, è passato, io mi immagino che il sindacato altre volte con voi ci abbia parlato, quindi Daniela sa che quando c'è il termine sindacato di mezzo è roba che riguarda il fatto che sei un vampiro. O che sei iscritto alla CGIL.
Anche se siamo No, ho detto una stronzata. Dario pure non sa del tuo rifugio, vero? O Dario lo sa? Tuo mentore. Mi sta bene anche che mi dice che non lo Dario, sa lui. Dario no, perché lui c'ha sto vizio di prendere e fare senza chiedere niente, quindi no. Ok, buono. Io non voglio nessun botto usato. Lei dice è passato Dario al negozio a chiedere di te. Di te e di Aiden, dice che è importante. Una roba di stanotte, cioè nel senso che lui è lì ancora? Ha detto che sta lì a aspettarmi. Ok, e allora questa la sistemo stanotte e domani penso ai federali. Ottimo, va bene, ti preparo qualcosa. Tipo cosa? Non lo so quello che vorresti che ti preparasse la tua culla. Pranzo. Il termos. Dico no, mi alzo e vado. Ottimo, hai armi con te, roba del genere, quando esci? Tipo... Sempre. Quindi tipo fondina, pistola, cappotto e esci? Sì, pistola... Ottimo, abbiamo così. Appena visto come comincia la notte di questi nostri due vampiri. Facciamo una breve pausa bagno, in modo che diamo tempo anche di spezzare la puntata in due. E poi riprendiamo. Interrompo un attimo la trasmissione. Pubblicità. Pubblicità.